con oltre 280 milioni di fatturato, quasi 700 dipendenti, 33 negozi sparsi in 14 province italiane, Butali è una delle più grandi realtà a livello nazionale nel settore dell'elettronica di consumo, parte fondamentale di un colosso quale Euronix. Andiamo a conoscere questa grande eccellenza arettina parlando con l'amministratore delegato Alessandro Butali. Ingegner Butali, nei boom degli anni 60 un marchio, la Casa dello Sconto, rivoluzionò un po' quello che era allora il mercato. Che idea c'è all'origine della Butali? Ma dunque, all'origine della Butali c'è una grande idea avuta, come dice lei, all'origine degli anni 60 da mio padre, che sostanzialmente si basa sull'anticipo del messaggio che dopo è arrivato attraverso la grande distribuzione, cioè prezzo fisso, uguale per tutti ed esposto. Quindi chiarezza, che oggi sembra una banalità, però applicata negli anni 60 non era tale. E superfici consone, siamo passati negli anni 60 dai 150-200 metri del classico negozio all'antica al superstore di allora di 600-700 metri, che già la nostra azienda apriva in particolar modo il 13 dicembre del 68 è stata aperta la prima Casa dello Sconto dentro la città di Firenze. Quindi, dopodiché, su questo concetto si è sviluppato tutto quello che è successo nei decenni successivi, con l'ingresso di altri attori che hanno sostituito l'impresa familiare all'interno della distribuzione dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, non ultima la grande distribuzione, che è entrata in questo mercato, diciamo, verso gli anni 80, la metà degli anni 80, e con tutte le conseguenze che oggi vediamo. Marchio Casa dello Sconto ha significato, come dire, il decollo per Butali, Arezzo, Firenze, poi la dimensione nazionale. Il marchio che ha segnato, diciamo, lo sviluppo più recente è invece Euronix. Vogliamo raccontarlo questo passaggio da Casa dello Sconto a Euronix? Sì, questo è un passaggio che non ha riguardato soltanto la nostra azienda, ma riguarda il mondo imprenditoriale distributivo italiano, che ha sentito la necessità di una forte aggregazione nei decenni successivi agli anni 60 per contrastare le grosse multinazionali che con un marchio solo coprivano tutto il territorio nazionale. Quindi siamo passati da un marchio familiare, un marchio aziendale, ad un marchio a livello nazionale. La realtà italiana si è sviluppata moltissimo nei gruppi associativi, che una volta si chiamavano gruppi di acquisto, perché il potere nei confronti del fornitore era dato essenzialmente dalla massa critica di acquisto, di capacità di acquisto nei confronti dell'industria. Oggi, diciamo, siccome la differenza non è più tanto sugli acquisti, ma sul modo di proporsi, sulle vendite, eccetera, sono gruppi di vendita. Quindi la realtà italiana è piena di questi gruppi, non soltanto Euronix, ma vediamo anche le cooperative, i gruppi Troni, i gruppi Expert, eccetera. Quindi questa è stata una necessità che all'inizio degli anni, alla fine degli anni 90, ha raggruppato tutti i gruppi familiari che appartenevano all'allora gruppo GET sotto il marchio Euronix, che è un marchio non è nazionale ma internazionale, perché esiste. Noi abbiamo una partecipazione anche in Euronix International, esiste in 25 paesi dell'Europa occidentale, mi sembra, il marchio Euronix, e che dà una massa critica importantissima nei confronti dell'industria delle multinazionali. Questa è stata un po' la storia. La nostra azienda non è stata esente da questo discorso e quindi abbiamo, dopo un periodo di parallelo, quindi del marchio CDS accanto al marchio Euronix, mi sembra alla fine degli anni 90 e primi anni 2000, è stato cancellato globalmente il marchio Butali ad Arezzo e Casa dello Sconto nel resto della Toscana ed Umbria, e dopodiché è rimasto soltanto, come in tutti i negozi d'Italia, è rimasto soltanto il marchio Euronix, mentre il nome dell'azienda, che ha una componente distributiva anche molto importante, il nome dell'azienda è sempre rimasto Butali.
Ecco, per quanto i numeri siano piccoli, si sta registrando in questi ultimi anni una crescita dell'e-commerce e delle vendite online. In questo settore, secondo lei, cosa serve perché, come dire, questo non sia un falso sviluppo, ma sia invece un canale di vendita futura che può aiutare, può essere più o meno decisivo, insomma, per il vostro settore? Guardi, l'e-commerce in Italia si sta sviluppando e è un settore che sta crescendo, sempre nel contesto della crisi che stiamo vivendo tutti. Si parla di numeri molto piccoli, di pochi punti percentuali, questo del mercato globale. C'è sempre un po' di scetticismo, di sfiducia, dovuta anche a diciamo episodi non molto edificanti che succedono spesso per quello che riguarda le truffe, le carte di credito clonate, eccetera. Però diciamo, è inutile negare che questo è un settore che si sta sviluppando. La nostra catena è presente in e-commerce e assicura la compatibilità dell'e-commerce con la catena fisica, quindi addirittura col click and pay dà la possibilità in certe zone di prenotare il prodotto via internet e andarlo a ritirare nel punto vendita.